Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati. Dove iniziare a fare i video nei freezer, perché magari al posto di rasatura parlo magari di carni, non lo so, devo stare in una cella a frigo, ma non ce la faccio a stare queste luci accese perché fa un caldo da morire. Voi direte, mettiti un ventilatore. No, non metto né il ventilatore, non voglio neanche l'aria condizionata, lasciamo perdere che ho già avuto brutte esperienze, preferisco sudare, pazienza, è una cosa naturale, patisco, vabbè, però insomma. Pazienza. Allora, ciao a tutti, ben ritrovati. Oggi un altro prodotto made in Italy e parliamo di un'azienda storica torinese. Chan Fun Sing, pronunciato bene, TFS, Torino. Eccolo qua. E con questo prodotto si festeggiano i 75 anni, quindi 75esimo anniversario della nascita di questa azienda torinese. Guardate che bella confezione, è in plastica, però è veramente carina. Mi ha affascinato parecchio il coperchio. Col drago in sottofondo rientra nelle mie corde già a occhio, perché anche l'occhio dicono quello la sua parte. Poi andiamo al contenuto, che è la cosa chiaramente più importante. Il drago ce l'ho anch'io, quindi fatto da giovane. Adesso non è che sia anziano, però ne anni sono passati. Allora, è un prodotto questo molto, molto ricco, molto ricco. È una fragranza floreale. Qua rientriamo nel discorso soggettività. C'è chi può piacere, chi non piacere, ma come tutte le cose, no? Ma è un floreale che a me aggrada molto. Non so perché mi ricorda anche qualcosa di retro, ma questa è una mia sensazione. Mi piace comunque, mi piace. Allora, dicevo, un prodotto molto ricco perché ha dei burri che adesso vi vado a leggere, ma sono scritti qua, non è un segreto, e di ogni burro vi dirò la caratteristica. Allora, burro di cupuaco, quindi idrata e contrasta e calma gli arrossamenti, quindi ha questo valore aggiunto, questi due valori aggiunti di calmare e di idratare la pelle, e ce n'è bisogno. Noi uomini siamo diventati esigenti, siamo arrivati ad essere anche pignoli, quasi più delle donne, di certe donne, non di tutte sicuramente. Poi burro di mango, un antinfiammatorio, un anti-invecchiamento, quindi le due caratteristiche anche qua, disinfiamma e combatte l'invecchiamento naturale della pelle. Poi burro di karité, nutre e idrata e dona elasticità alla nostra pelle. Benvenga. Poi il witch hazel, come qua vedete riportato, allevia dalle irritazioni, idrata e tonifica la pelle. Quindi io direi che tutto quello che c'è all'interno sono tutti burri necessari a far sì che la nostra sbarbata sia ottimale. Perché ripeto, anche noi, almeno io parlo per me, io ci tengo alla mia pelle. Insomma, e a 47 anni, magari dimostrarne qualcuno in più perché magari sei curato, eccetera, eccetera, è mica una brutta cosa. Quindi, poi aftershave, eccolo qua, alcolico, ma con due caratteristiche che adesso vi vado a spiegare. Witch hazel, la base di distillato al posto dell'acqua, come base, al posto dell'acqua il distillato. Anti-irritazione,
persiste durante tutta la durata del giorno, quindi una marcia in più, e contiene Amamelis. Questo aftershave contiene Amamelis, anche qua Amamelis riconosciuto benefico, riduce gli arrossamenti, lenisce, idrata, quindi strepitoso. Quindi un prodotto molto molto interessante per festeggiare il 75esimo anniversario. Poi il rasoio, veniamo al rasoio. Il rasoio, ho scelto un Made in Italy che secondo me merita più attenzione. Perché più attenzione? Perché per me è molto molto fatto bene, per quello che io ne capisca, io parlo esteticamente, ma anche avendolo già provato, anche tecnicamente lo reputo un ottimo rasoio. E parlo di cosa? Del Fatip. Fatip Special Edition, il piccolo, Black Gold. Guardate già anche la confezione, ci tengo anche a dirla, comunque è carina, molto carina. Fatip, azienda italiana, la conoscete tutti bene. Eccolo qua come si presenta. Eccolo. Secondo me è molto, molto carino, fatto bene. Allora, la caratteristica di questo rasoio è è cromato, 70 grammi circa di peso per 71 mm di lunghezza. Guardate che bello. Questo manico black che copri... E copri testina idem, black, molto molto carino. Io l'ho montato nella versione gentile, quindi quella closed, perché ho una barba corta, ma all'interno trovate anche il pettine open comb, vedete? Con tutte le dentature apposite per portare via una barba con un pelo più importante, più lungo, ecco. Trovo che sia un rasoio veramente carino, ci tengo a mostrarvelo per bene, perché è fatto veramente bene, secondo me. Ora, io l'ho già armato, ma volevo farvi vedere anche come si avvita per bene, in modo scorrevole, non ha difetti, diciamo, questo Fatip Special Edition, ed è molto elegante a mio parere, molto. Armato con la Gillette Stainless, olio efficace con il Closed, con la testina Closed, gentile. Eccolo qua. Ben rifinito, un bel rasoio, un bel oggettino, a mio parere. Fatemi sapere cosa ne pensate. Allora, mi asciugo un attimino dal sudore, che inizia già di nuovo a invadermi. Non vedo l'ora che arrivi l'inverno. Io amo il freddo. Allora, il sapone si presenta, come vedete, una pasta, vedete, morbida. Ma nonostante sia una pasta morbida, io vado a prelevare direttamente dalla confezione stessa, dalla ciotola stessa. Allora, come pennello userò un Resorock tricolore, è un sintetico molto morbido. Quale ho già presentato. Ok, il SOP è già umido perché prima ho fatto, come di consueto, la testa, frizzo il pennello e vado a prelevare un po' di prodotto. Ecco qua.
molto ricco questo saprone. Io l'ho già notato in testa il beneficio che mi ha dato, quindi posso già anticiparvi che la ricchezza di questo sop con tutti questi burri mi ha dato soddisfazione. Ma ora vediamo in sbarbata, perché in viso è ancora meglio. Voglio sentire appunto la sensazione che ho provato in testa maggiormente sul viso, che è più importante. Ok, sop si è fatto prelevare decisamente bene. Bagno il viso con acqua calda e lo monto direttamente in viso. Barba di 2 giorni e mezzo. Oh, mi cresce, che è una roba spaventosa, ma chiaramente io facendola tutti i giorni aumento la crescita. Sapete quelle dicerie che sentivo da ragazzino? Dicevano: più tagli il capello più si rinforza. Guardate che fine che ho fatto. Io li rasavo già a 16 anni. Io facevo la testa così, adesso così è alla metta, no? Ma a 16 anni usavo la macchinetta e ero già bello rasato, ho rinforzato talmente tanto che sono rimasto così. Vabbè, quindi una dicerie, no? Forse genetica più che altro. Vado. Allora. Intanto la fragranza si fa sentire, questo floreale delicato come vi ho raccontato, che a me piace, è particolare. Onestamente floreali ne ho, ma così non l'ho mai sentito. Un bel massaggio. Soft lavora bene, il Reso Rock, questo pennello tricolore, poi è uscito di meglio sui pennelli, per carità, sono stati fatti ancora passi avanti, però devo dire la verità, è un pennello che lavora bene, delicato in viso. Il lavoro lo svolge egregiamente. Guardate che bella crema che ha prodotto. Sto facendo anche esercizi a usare la sinistra. Io sono destro, ho sempre difficoltà. Non uso mai la sinistra ed è un errore. Bisogna abituarsi a usare tutte e due le mani. Tanto sentite la gente al bar sotto chiacchierare, io dovuto aprire la finestra perché sennò veramente faccio un bagno di sudore qua. Ma guardate che bella cremosità ha donato, mi ha donato questo sop. Quindi avete visto che non ha richiesto particolare aggiunta di acqua. Il sapone era umido, sì, pennello ben strizzato. E questo è il risultato. Cosa mi piace di questo sapone è che lo sento veramente ricco. Ok. Ah, intanto rispondo a una domanda
che mi è stata fatta. Allora, ragazzi, le polo e le t-shirt Stay Traditional Crew non sono in vendita perché non abbiamo fatte, anzi non ne ho fatte da distribuire e vendere a tutti, anche perché non posso farlo, non avendo partita IVA, rimanendo nella legalità, sono cose che non si possono fare. Ma a parte quello, ne abbiamo fatte solo pochi esemplari per noi amici stretti, quindi non sono in vendita, ahimè. Chissà un giorno, però attualmente no, assolutamente, mi dispiace. Allora, bagno il rasoio, eccolo qui, veramente, veramente carino, elegante, fatto bene. Vai Fatip, facci sognare. Adesso il soap come è penetrato bene. In profondità, vedete? Quindi regalarmi protezione. Piccolino questo Fatip, e il suo lavoro sento già che lo sta svolgendo da gran rasoio. Beh, prima passata soddisfacente. Ok, andiamo a effettuare la seconda insaponata. Guardate, che crema fantastica. Che ha prodotto. Al rasoio non gli si può dire nulla, anzi, solo complimenti. Perché lavora bene. Poi l'ho armato con una stainless, una Gillette stainless, quindi efficace, performante, una lama performante. E il risultato arriva, certo, è sicuro. Non si può sbagliare. Molto morbida e vellutata. Questa saponata, la vedete? Io penso che si possa notare. Voilà. Obliquo. Guardate come fatica il sapone ad andare via, quindi significa che è andato in profondità.
Ok. Fantastico. Allora, cerchiamo un attimino. Ok. E andiamo al contro, alla fase di contropelo. Come vedete, il soap stavolta è bastato. Solo estraggo tutto, quello che c'è nel pennello. Oh, non potete immaginare la morbidezza, la delicatezza che dona questo soap. Una ricca crema, ecco. La sensazione di una ricca crema, che in effetti è. Atta a dare protezione, scorrevolezza, e poi andiamo a vedere il post rasatura. Se me lo dà come in testa, è molto molto valido. Voilà. Contropelo. Faccio solo una cosa però, metto un po' di allume di rocca nelle mani, mettetelo sempre, tanto previene, fa da antiscivolo in poche parole, quindi previene magari sicuramente la caduta accidentale, perché gli strumenti possono scappare di mano, sia il pennello che il rasoio. È una forma di prevenzione. E come dice qualcuno, prevenire è meglio che curare. Fantastico. Rasoio che a mio parere regala soddisfazione. Ok, perfetto, sciacquo il viso con acqua fredda, non dovrei avere più punti da ritoccare, ma adesso verifico. Ok. Eccoci qua. Beh, anche questa è una bella sbarbata. È stata, finalmente mi sento fresco, pulito.
La barba lì non la sopportavo più. Vabbè, più forte di me, se non sto così non mi sento pulito e sicuro di me. Mi sento molto più ordinato, chiaramente. E questa è una mia peculiarità, nel senso che è proprio una cosa mia. Mi sento curato e preciso solo quando ottengo e sono così, ottengo questo risultato ed esco in questo modo. Ecco, già prima a uscire in quel modo là, con la barba che avevo, mi sento in difetto, con me stesso, è una mia, proprio una mia deformazione. Ok, ragazzi, che dite? Rasatura? C'è? Ecco, anche qua in questo caso sento la pelle, già prima di mettere l'aftershave, la sento bella morbida, elastica. La sento idratata, quindi non sbagliavo a dire che il sapone, con le caratteristiche che ha, dona beneficio sicuramente. Allora, proviamo l'aftershave. Però prima, ecco, mi asciugo per bene, così me lo godo in pieno, abbondanza sempre, alcolico, con questa fragranza che per me è parecchio alcolico, lo sento adesso, però lo sento una fragranza piacevole, è diversa, diversa, diversa dalle solite. Ok. Ho sentito bruciare più in testa che sul viso. Strano. Ah. Adesso vi dico. Sì, è un floreale particolare. Mai sentita una fragranza del genere, però mi piace, mi piace. Delicata allo stesso tempo, eh? E persistente. Bene, ragazzi, ho finito, BBS raggiunto, come potete vedere, anzi lo immaginate, perché non potendo toccare non sapete se io passo un dito e gratto, avete ragione, però se vi fidate, BBS c'è, sono bello liscio, morbido, idratato, la pelle la sento molto limita e elastica, favoloso. Per me è un prodotto da tenere in considerazione. Complimenti a TFS perché non mi ha assolutamente deluso, anzi, con la miriade di prodotti che ha fatto nel corso degli anni è riuscita di nuovo a fare uno step in più. Prodotto molto valido a mio parere, quindi complimenti e ancora auguri per il 75esimo anno della nascita dell'azienda. Ragazzi, a voi che dirvi, ci vediamo alla prossima, grazie a tutti per il solito supporto, per aver visto anche questo video. Ciao da Andrea, e lo dico adesso, stay traditional. Ciao ragazzi!